però prima cederei la parola ovviamente a Scaravaggi, rappresentante del Comitato Pendolari Cremaschi. Trenord finisce sul banco, diciamo così, degli imputati per, secondo le indicazioni del consigliere Alloni. Dalla parte del pendolare come si vive questa situazione? Si parla sempre di disagi, si parla sempre di ritardi, si parla sempre di inefficienze dovute alla situazione del parco rotabile. Trenord è la grande imputata, quindi. Allora, io vorrei iniziare a dire questo, che a gennaio ci siamo svegliati, diciamo, la mattina e abbiamo visto che c'era l'ennesimo aumento tariffario che è partito dai primi di febbraio. E ci siamo detti con altri ragazzi, no, non è possibile che ancora una volta aumentino le tariffe in modo ingiustificato. Ingiustificato perché il 2 febbraio i treni erano quelli, i ritardi erano quelli, le carrozze erano quelle, i disservizi erano quelli. La menata era quella, però i soldi dal mio portafoglio non erano più 85 ma erano 107. 107 per 11, facciamo 11 per essere buoni, 107 per 11 fa 1200 euro al mese, all'anno, uno stipendio all'anno per avere dei treni oscini, per non avere niente. Io parlo della linea ovviamente Treviglio, Crema, Cremona, che alla mattina ha tre corse dirette, scordiamo quella del 538, e alla sera tre corse dirette, quindi non troviamo un treno ogni 20 minuti. Bello il treno ogni 20 minuti, io sarei il primo. Io poi personalmente faccio il pendolare in macchina per questione di lavoro, ma me l'hanno fatta prendere la macchina, perché col GPL spendo 4 euro andare a Milano, con la corsa ne spendo 5,50 andata da Crema, 5,50 ritorno, totale 11 euro, 7 euro di differenza. Non lo so, io volevo chiedere all'assessore che gentilmente, di questo ne do veramente atto di essere venuto, perché non si è sottratto alla sua responsabilità da politico, da amministratore, di questo gliene do atto veramente. Dico, qual è il progetto che Regione Lombardia ha per noi lombardi paganti? Perché noi paghiamo due volte, con la tariffa e con l'IRPEF, che a casa mia è la fiscalità generale. Quindi, qual è il progetto? Progetto di breve periodo, perché quello di lungo periodo ce lo illustrerà molto bene Fabio Bergamaschi, che è un progetto di riqualificazione della stazione che verrà pronto tra anni. Domani mattina, la ripresa di settembre, con le scuole, 14 settembre, qual è il piano di Regione Lombardia di breve periodo? Ancora con le tre carrozze? Andiamo avanti così?